Arriva il primo pareggio, la seconda giornata del girone di andata. Mister, che partita hai visto? Abbiamo fatto una buona gara, secondo me abbiamo fatto molto bene e oggi abbiamo raccolto, secondo me, un pochino meno di quello che meritavamo in campo. Però i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. Diciamo che vari e traversi oggi ci hanno impedito di portare a casa 3 punti e un pizzico di disattenzione sulla palla inattiva che abbiamo subito il gol, si poteva evitare. Quindi poco da rimproverare alla squadra, ma un risultato importante, anche perché in termini prettamente numerici è un punto in più rispetto al girone d'andata. Sì, un punto in più rispetto all'andata, ma la partita in casa dove oggi si doveva cercare di vincere. Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo incontrato una squadra ostica, messa in campo, però rispetto alle altre 2 partite che abbiamo fatto con loro obiettivamente abbiamo fatto una prestazione di livello di alto livello e oggi sarebbe stato molto importante portare a casa 3 punti, ci avrebbero permesso di avvicinarci al nostro obiettivo con più rapidità, però devo dire anche che anche oggi siamo scesi in campo con un 2005, un 2006 all'esordio. Abbiamo fatto esordire Rarinca, che è un altro prodotto del settore giovanile. Stiamo andando in linea con quelli che sono i nostri input. Peccato, però era importante anche muovere la classifica. È ovvio che ci dobbiamo guardare sempre alle spalle, ma guardiamo al futuro con un po' più di serenità. È un momento molto difficile per gli attaccanti, o è una sfortuna normale che capita nel calcio? Per fortuna ci sta pensando la difesa del centrocampo. Gli attaccanti oggi hanno avuto le loro palle gol importanti, cioè, a lui ha preso una traversa, un palo, abbiamo preso un altro palo con Satta dove poi Nurki non è riuscito a metterla dentro sulla linea di porta. Diciamo che più di così è difficile. Ho creato oggi, penso, 7-8 situazioni importanti, e abbiamo concretizzato solo una, ne ho subito forse 2 o 3, però il calcio è questo, contare il gol che fai alla fine e quelli che subisci, quindi il campo ha detto che era un pareggio, e lo dobbiamo accettare, andare a Ischia con l'idea di riprenderci magari 2 punti che abbiamo lasciato oggi in casa. Alcune assenze di spicco nella giornata odierna e a Ischia mancherà probabilmente Pietro Ladu, che se non erro era in diffida. Sì, dovrebbe andare in squalifica Pietro e mancherà sicuramente Cafferri, che ha fatto una ottima prestazione. Purtroppo si è fatto male anche lui. Ogni domenica dobbiamo cercare di reinventare, vista la contemporanea assenza di Cogutti e Piras e la stessa assenza di Scarafoni, però ripeto, andremo a prendere a mani piene dal nostro settore giovanile, come stiamo facendo dall'inizio dell'anno, e stiamo accentuando un attimino questa cosa in questo momento. E ho l'orgoglio di aver fatto esordire un altro ragazzo di Tertemia, ho finito la partita in campo con diversi giocatori locali, Zinzola di Murafera, Sulis di Villanova, Mattia Floris e Rarinca sono di Tertemia. Cioè, non possiamo chiedere di più a questa squadra che secondo me, per quello che sta mettendo in campo a livello di progetto, va solo encomiato. Complimenti e grazie, mister.